Ieri in Consiglio Comunale ha presentato un'interrogazione per chiedere la sospensione della partecipazione del Kazakistan a Expo. Il congelamento fino a che non arrivino istruzioni dal governo, perché io penso che il governo, il Presidente della Repubblica ha detto che è un atto di una gravità inaudita. Il Ministro Bonino credo che dica che la questione non è finita. Io credo che debba finire nel modo più lineare questa offesa anche alla libertà del governo italiano e alle scelte del governo italiano che è stata fatta dalle autorità kazake, con il ritorno in Italia di persone che sono state illegalmente deportate. Allora, su un tema del genere preciso che è responsabile solo il Ministero degli Esteri, quindi l'adesione è un fatto formale di accordo tra il Ministero degli Esteri attraverso la società e il paese, quindi abbiamo, credo che il Ministero abbia ben presente la situazione, ma non è un tema che può riguardare nel Comune di Milano neanche l'amministratore delegato della società. Se venisse una richiesta del genere da parte del Ministero degli Esteri? No, si dovranno trovare eventualmente un accordo, cioè noi siamo solamente esecutori. Nel momento in cui a livello nazionale sembra che ci sia una sorta di mancanza di azione, queste iniziative a livello locale possono fare qualcosa? A me sembra che sia una cosa che segnali l'irritazione, la protesta del governo italiano in risposta a quello che è accaduto e rispondendo credo a un'indignazione diffusa che c'è nel nostro paese a livello di opinione pubblica e anche nel mondo. C'è una mozione dell'ONU che avrebbe un alto valore simbolico, non creerebbe nessun problema. Noi diciamo che fino a che non si chiarisce questo, i rapporti tra l'Expo e il Kazakistan non possono andare avanti.